Salve amici, come promesso, eccoci di nuovo qua per la seconda parte del video. Però prima voglio dare due notizie importanti. La prima che la dico con una frase detta da chi mi ha donato tutto ciò che so, e sarebbe che chi crede in me e dandomi fiducia, seguendomi nei video, io donerò loro un banco di flussaggio. Però tutto sarà chiarito nel terzo video a seguito di questo. La seconda riguarda il video con sorpresa di guadagno che andrò adesso a descrivere della testata flussata al banco. È sempre in via sperimentale, il condotto non è definito. È stato fatto soltanto modellato con la plastilina, quindi dopo opportune modifiche per trovare il giusto compromesso del lavoro, ho trovato quello ottimale che comunque è ancora poi da modificare e ultimare finale, ma per adesso quello che abbiamo trovato è molto importante. Ora vi faccio vedere nel dettaglio. La testata già è stata flussata e quindi vi farò vedere le curve di riempimento del cilindro che è stato fatto. E andremo pure ad analizzare le formule che sono state trovate per andare alle giuste misure a livello di condotti e valvola della testata. E allora amici, praticamente ancora la testata è con la sede e la valvola, diciamo, originale, o perlomeno la testata con la sede è originale. La valvola è stata leggermente modificata nello stelo per diminuire un pochettino lo stelo e modificarla. E ci sarebbe ancora di andare a rifare la sede per portarla a 32, cioè adattarla per le valvole 32, perché è stato trovato come formula per questo motore. E per adesso sono a livello di prova della testata, l'interno sede con diametro 28, che è quello di serie. Il condotto è stato portato all'interno 27 vicino la guida e l'imbocco è a 28 mm. Quindi poi ho intenzione di, lasciando tutto il condotto per com'è, andare a rifare la sede per adattarla alle valvole 32 e vedere di andare a vedere di migliorare ancora. Quindi il condotto stesso per adesso non è ultimato bene, anche perché con la plastichina l'interno non viene perfetto. Però appena poi nel terzo video farò vedere finito, che verrà qua con la piastra leggermente inclinata, dove andare a mettere un collettore o un supporto per un corpo farfallato a iniezione. Lo capirete meglio poi a livello lavoro finito. Per adesso quello che è importante è capire che abbiamo migliorato di tantissimo con la geometria della vecchia testata sdoppiata. Vi faccio vedere nel disegno. Questa è la testata sdoppiata, quella che attualmente avete quasi tutto montato. Praticamente dove c'è qua l'originale della testata, viene saldato un tubo in alluminio in questa zona, viene saldata e viene ricreato questo condotto sopra la testata, praticamente. Allora, che cosa succede? Con questa inclinazione il flusso trova qua una ghigliottina e quindi tutto viene fermato qua, quindi non c'è tanto miglioramento a livello di una testata normale, come abbiamo visto nel precedente video. Quindi
qua abbiamo un'ostruzione creata dai vortici che il condotto non lavora bene e quindi nell'entrata della testata abbiamo soltanto una piccola parte di quello che dovrebbe essere. Con questo lavoro invece che abbiamo modificato, che cosa viene fatto? Nel condotto, invece di avere la doppia S che viene creata nella vecchia testata, ho modificato l'altezza del condotto ed è quasi paragonata a quello del fire 8 valvole. Però qua in questa testata flussata lavora meglio il condotto, quindi a parità di confronto di un 1200 8 valvole del Fiat Fire abbiamo migliore il flusso, quasi quasi poi in alto si avvicina quasi a un 16 valvole, cioè a un 1200 16 valvole, e ancora c'è da rifare la sede da portarla a 32. Quindi appena completo il lavoro vediamo poi finito quello che abbiamo guadagnato. Per adesso è tanto il guadagno che andiamo a vedere nella curva qua sul computer. Allora, questo è il grafico che ho completato per adesso. Il condotto fatto con la plastichina. Interno 27, imbocco 28 della testata. E passaggio della sede 28, cioè esatto 28. Quindi che cosa devo fare adesso? Difatti poi sull'altezza qua di 8 mm non c'è più guadagno, quindi l'altezza della valvola non c'è più entrata nel cilindro dovuto a un blocco sulla sede. Quindi c'è da vedere ampliando la sede se andiamo a migliorare ancora e modificando pure il diametro del condotto stesso da adattarlo per la sede. Vi faccio vedere il confronto con la testata dell'Abarth sdoppiata vecchia serie. E quindi al lavoro finito potete tranquillamente fare il progetto del lavoro sulla vostra testata perché è libero. Almeno io non ho restrizione per andare a copiare il progetto di lavoro. Ecco qua. Notate la differenza. Quella sul verde è una testata sdoppiata del 112 Abarth vecchia serie, con i condotti che sono obliqui sulla testa della testata stessa. Con questo sistema che ho fatto io e ancora siamo con la plastichina, abbiamo trovato questa curva di riempimento che è quella rossa. Ed è tantissimo, se andiamo a vedere è tanto, perché ora vi faccio vedere il confronto con una testata 1216 valvole. Ecco qua. Purtroppo oltre 9 mm non sono potuto andare perché non avevo poi l'aspirazione per andare a completare, diciamo, la lettura del flusso. Comunque si vede che sulle basse aperture fino a 5 mm, che sarebbero l'apertura delle doppie valvole, perché ne abbiamo due, abbiamo migliorato rispetto a questa dell'Abarth. Però se notate è lo stesso miglioramento che io ho ottenuto su quella sdoppiata vecchia serie, o perlomeno quella che c'è in circolazione. Poi ognuno di noi quello che vuole fare fa. Però se andate a fare questo lavoro in fiducia di quello che vi sto proponendo io, questo è quello che il guadagno che avrete. Ancora da poter definire. In alto siamo già vicino. Come vedete è già il doppio di quella vecchia serie. Quindi il miglioramento c'è stato tantissimo. L'unica cosa è ancora da lavorare i condotti quando viene saldata in alluminio e andiamo a vedere ancora in dettaglio le prestazioni. Un'altra cosa E allora, questo è il foglio di calcolo
dove io vado a sviluppare le dimensionamenti delle sedie e dei condotti. Io qua ho messo il diametro del pistone a 67,2, la corsa 74 e i giri del motore 8000. Perché 8000? Perché per il mio punto di vista andare oltre non conviene, anche se abbiamo la possibilità della velocità media del pistone che ancora possiamo esagerare nei giri motori. Solo che questo motore è configurato tale che andare oltre non conviene, meglio adottare dei sistemi di alberi a camme con profilature diverse. Ora ce ne sono tanti che lavorano sull'alzata valvole con incrocio più basso e quindi migliorando il riempimento del motore per una coppia più fluida del motore. Quindi andiamo a stressare di meno il motore, perché con i tre supporti del motore andare a ricercare troppo giri non ne vale la pena, perché poi andiamo a perdere piuttosto che guadagnare, anche perché siamo al limite di fare danno sul motore. Poi questo lo andiamo a vedere quando farò il video proprio sul monoblocco. Per adesso qua su questo foglio di calcolo andiamo a vedere che per la cilindrata il diametro di riferimento della valvola di aspirazione mi porta a 31,65 come battuta interna della valvola. Comunque puoi andare oltre i 32, purtroppo non abbiamo lo spazio interno, quindi trovare il giusto compromesso per quello che abbiamo sul motore e sfruttarlo appieno. Questo è stato tutto il mio lavoro su questa testata. E ora andiamo a smontare la testata, vi farò vedere che all'interno non ho toccato niente. E allora qua c'è la testata che abbiamo tolto. Vi faccio notare il condotto come è stato riportato sulla testata. Sarebbe ancora poi da completare con l'altro condotto che va a finire da questa parte del primo cilindro. Andiamo a togliere la valvola, andiamo a misurare, abbiamo esattamente 30,3, quella originale è 30, questa è stata leggermente modificata sullo scelo portata a 5 mm. La testata è originale come sede, ancora non è stata lavorata e nemmeno modificata come dimensione. Ora andiamo a misurare. Interno valvola 28 mm. Vediamo se si vede bene. Ok, ancora 27 mm, la dobbiamo portare poi 28 con la valvola 32 esterna. La testata finita con la testata poi ricreata, saldata in alluminio. Andiamo a verificare poi il guadagno finale. Per adesso vi posso dire che con questo lavoro, anche lasciando la testata originale,
abbiamo visto che abbiamo modificato di tantissimo il miglioramento del condotto, soltanto modificando l'inclinazione e spostando la geometria del condotto stesso. Ok, vi rimando al terzo video dove andiamo a spiegare, poi andiamo a vedere il lavoro finito, almeno soltanto su questi due cilindri, il primo e il secondo. Ok, alla prossima. Ok, ho dimenticato di dire che nel condotto in prova sperimentale flussato, il guadagno che abbiamo qua sulle varie aperture della valvola, il guadagno che ci abbiamo noi nell'arco della prova del flussaggio, è da valutare che sempre con la valvola che in quel periodo si apre e poi ritorna a chiudersi. Quindi il miglioramento che abbiamo visualizzato in questa prova è da amplificare per due, cioè tutto quello che viene migliorato l'abbiamo migliorato sia nei tempi di apertura della valvola sia che nei tempi di chiusura della valvola. Questo è sempre da valutare. Quindi quando andiamo ad accoppiare bene l'albero a camme viene scelto in base alla respirazione del condotto. È inutile andare con incroci esasperati, con tipologie di alzate diverse, se poi abbiamo un condotto che non lavora bene. Quindi nella vecchia testata i miglioramenti si sono ritrovati per le gambe esasperate che si sono usate per la macchina da corsa. Ma poi a livello di riempimento abbiamo visto che no, non ha niente a che vedere con quello che abbiamo trovato per adesso, come vedete nella grafica. È bello da valutare anche con il confronto del 1200 valvole. Se andiamo a notare i due cambiamenti di linee, questo è quello del 1200 valvole e notate ora la linea come cambia sulla testata Abarth fatta in questo modo. Vedete che la linea è leggermente più ampia sia nei bassi che sull'alzata massima, quindi il miglioramento è totale. Quindi abbiamo superato il riempimento del 1200 valvole. Da verificare poi finale con la testata con la valvola da diametro 32. Io su una testata ho montato anche le valvole con il gambo da 6 mm, adottando pure una molla leggermente più morbida a miglioramento delle prestazioni del motore. Comunque da valutare voi in base a quello che uno vuole spendere. Ci vediamo al prossimo video.